apre la quinta edizione del Festival dell'Artigianato, una manifestazione in cui lei ha sempre creduto. Cosa si aspetta dal 2015 dal Festival? 5 anni di amministrazione Galdi, 5 anni del Festival dell'Artigianato, un'iniziativa che è nata anche per impulso dell'amministrazione, che è stato subito accolto dalla CNA e che ha dato degli ottimi risultati, non solo perché ha costituito in questi anni un punto di riferimento per le giovani generazioni che vogliono incontrare l'esperienza dell'artigianato, ma anche perché attraverso questo incontro si sono sviluppate anche occasioni e opportunità di lavoro. Il festival negli anni è cresciuto, è diventato un'associazione propria, il proprio sito internet, continua ogni edizione a presentare nuove iniziative e quindi ne siamo particolarmente orgogliosi. Mi aspetto che anche quest'anno sia una grande occasione di incontro, di crescita professionale e che anche quest'anno possa da questo incontro e da questa crescita generarsi una opportunità di lavoro per i nostri giovani. Indubbiamente anche queste iniziative devono andare nella direzione di creare lavoro, che rappresenta il più grande bisogno della nostra comunità. Che mi avete rapito, praticamente mi avete addossato anche quest'altra responsabilità. Si apre oggi, siamo ai nastri di partenza, si concluderà ovviamente il giorno 15 di aprile, ma non concluderà il 15 di aprile questa manifestazione. Penso che già tutti i cavesi e non solo, tutta la provincia di Salerno respira già quest'aria gioviale, artistica per i nostri artigiani. Completerà tutto quanto, perché quest'anno ci sono anche altre situazioni che arricchiranno la manifestazione, questa importante mostra fotografica che si terrà alla Mediateca, dove ci sarà anche nella presidenza un nome illustre, un nome importante, e il presidente vicario della Corte Costituzionale. Quindi per Cava è un ulteriore orgoglio che porterà questo grosso nome a Cava dei Tirreni per accrescere questa manifestazione. Vi ripeto, una manifestazione che serve al mondo dell'artigianato, agli artigiani. Oggi più che mai, anche perché Cava sta dando con l'amministrazione comunale, attraverso il proprio sindaco che ci ha creduto 5 anni fa, continua a crederci e noi siamo contenti che loro continuino a crederci. Voglio sottolineare l'enorme lavoro di preparazione che il presidente del CNA Cava dei Tirreni, Toni Sorrentino, sta dimostrando e sta perpetrando giorno dopo giorno, attraverso anche l'ausilio ovviamente che non può mancare, Dilma della Corte. Perché in effetti con l'informazione e la formazione che abbiamo dato con il Festival dell'Artigianato siamo riusciti a formare molte persone che hanno partecipato ai corsi, abbiamo collocato persone a lavorare presso laboratori, botteghe, chi ne ha fatte richieste, abbiamo formato docenti, maestri artigiani, e il Festival dell'Artigianato si è arricchito sempre più con maestranze d'eccellenza. Quindi noi vogliamo continuare a mandare un messaggio di formazione innovativa, di formazione culturale. Ecco perché si sono associati a noi tante associazioni, abbiamo fatto un'associazione di associazione per far sì che i messaggi si spingano in modo comune. Il Festival dell'Artigianato è diventato un contenitore aperto di informazione, di formazione, aperti a tutti, quindi gratuitamente la possibilità di dare visibilità a tutti quegli artigiani che non hanno i mezzi giusti per farlo. Iniziamo con questa mostra fotografica e quindi questo attiverà tanti fotografi e quindi vedremo già all'opera gli artigiani della fotografia, poi avremo la formazione estiva e a fine anno chiaramente ci sarà il Gran Galà, dove metteremo insieme tutti gli artigiani che hanno partecipato a questa manifestazione e a questi eventi, e faremo una dimostrazione live di tutto quello che è l'artigianalità.